posso esserle utile. E solo fotografare e poi dire, dunque, questo qui prende il perimetro, cos'è, un laser? No, ho capito, ma dico, ma... quelli che si lo vuole insieme all'operatore. Ho capito, cioè com'è che in che modo l'operatore interagisce con il robot? Semplicemente l'operatore può fare il movimento. Sì, sì, sì. E poi? Il braccio, gli dai i punti dove deve saldare, sì, dove deve muoversi. Una volta che gli hai dato i punti, basta far partire la gamba e lui fa esattamente quello che io gli ho dato. Da ho capito. Ma la revisione del perimetro lo fa perché è mosso manualmente dall'operatore? Sì. Oppure c'è un sistema per... No. Ho capito. Cioè, volendo ci si può usare anche il touch ho capito, del cobot, però e cosa costa? E cosa costa? Cioè no, dico, solo una costa. Su una media di 75.000 euro. Però non, cioè, non fatto così. Scontati. No, non fatto così, con la sua cella, con le sicurezze e tutto. Questa è una dimostrazione. Senti, e dove che lo usano qua? In quale ambito lo usano? Cioè, viene usato su delle produzioni di piccole quantità in serie comunque, sì, e pezzi di dimensioni, come vede. Capito, ma però in che settore, diciamo, tipicamente? In che settore? So, finora dove che hanno trovato più applicazioni? Finora è appena partito il prodotto, quindi... Ma diciamo, ma le vostre, quelle che l'hanno fatto, dove che lo utilizzavano? Staffe, staffaggi, quelle cose... Ah, per vari stampi? Staffe! A stampe? Staffe, non stampi. Cosa sono staffe? Staffe di ancoraggio, tipo queste. Quando ho capito, ho capito. Va bene, io sono un redattore in pensione così. Grazie. Niente, no, auguri. Comunque la posizione tra uomo e robot sarà il futuro della cosa. Non c'è più nessuno che vuole lavorare. Io sono in pensione. Di nuovo, ho fatto fatica e sono pensionato al minimo.